compagni lavoratori tutti, in questi mesi il capitalismo mondiale vive un'altra profonda crisi. Nel sistema economico capitalistico le crisi sono periodiche e non evitabili. Esistono due tipi di crisi, una dell'economia reale, quando i depositi sono pieni di merce e i lavoratori, i cittadini, soffrono la fame e la disoccupazione perché quelle merci non possono comprare. E questa è la contraddizione centrale del sistema capitalistico che prima o poi scoppierà e darà l'avvio alla costruzione di una nuova società. La società in cui a governare dovrà essere la classe lavoratrice con un sistema economico collettivo. E poi la crisi dell'economia finanziaria, quella che stiamo vivendo in questi mesi. L'economia finanziaria è un'economia virtuale, di mercato cartaceo, di titoli bancari e assicurativi quotati in borsa. Attraverso questo mercato finanziario i banchieri realizzano profitti enormi e sempre a danno delle masse popolari. Una crisi, quella finanziaria attuale, scoppiata per i mutui concessi dalle banche americane a cittadini per acquistare la casa. Mutui non garantiti dalla reale possibilità di quelle famiglie, di quei cittadini, di poterli restituire, pagare. E dunque tante banche americane si sono trovate a corto di liquidità e dunque sono a rischio i risparmi di tanti cittadini e anche la possibilità di investimenti. Ma queste banche che oggi in America e anche in Europa falliscono non significa che i loro proprietari, i banchieri, non abbiano realizzato montagne di profitti messi già da parte al sicuro. Solo con la società socialista fondata sui bisogni delle masse popolari e non sui profitti e non sullo sfruttamento del lavoro non c'è alcun pericolo di crisi. La crisi finanziaria delle banche americane, come leggiamo sulla stampa, come apprendiamo dalla televisione, sta travolgendo il sistema bancario, anche europeo e mondiale. Le borse crollano. Così gli stati capitalistici, gli amici dei banchieri nazionali e internazionali, con i soldi, ancora una volta, dei cittadini, dei popoli sfruttati, corrono in aiuto di questi banchieri sull'orlo del fallimento. Così gli Stati Uniti stanno cercando di correre in aiuto di questi banchieri falliti con 700 miliardi di dollari che dovranno pagare tutti i cittadini americani, una somma enorme. La stessa cosa sta già avvenendo in Europa a livello di vari paesi, dove già si parla di decine e decine di miliardi investiti dagli stati per correre in soccorso dei banchieri privati. E possiamo dire un'altra cosa, che gli stati capitalistici, quando comprano dai privati, comprano a un prezzo alto, quando vendono ai capitalisti, ai privati, vendono a un prezzo molto inferiore del valore
reale di banche, industrie ed altre attività. E questo perché gli stati capitalistici sono gli stati dei profitti della classe padronale, cioè aiutano la classe padronale a realizzare quanti più profitti possibile. In effetti si realizza un autentico trasferimento di ricchezza dalle masse popolari alla classe capitalistica, come è avvenuto in Italia con le privatizzazioni, i telefoni, le banche, i trasporti, tante industrie che sono state rese floride, attive col contributo di tutto il popolo italiano. Ebbene, questo patrimonio immenso del nostro paese è stato negli ultimi anni dal centrodestra e dal centrosinistra svenduto per pochi soldi al capitalismo nazionale e multinazionale. La stessa cosa come sta avvenendo per l'Alitalia. Noi diciamo che tutto questo è un vero furto di Stato per conto della razza padrona. E questo è il risultato dello Stato e del potere capitalistico. Questi signori prendono dalle tasche dei cittadini per mettere in quelle della classe padronale. È una vergogna politica, anche umana, civile, sociale, una vergogna di un potere politico che appartiene a tutti i partiti oggi del centrodestra e del centrosinistra. Così osserviamo che lo Stato capitalistico, lo Stato padronale, sfrutta i cittadini in tutti i modi, attraverso lo sfruttamento del lavoro, attraverso un ulteriore sfruttamento sulle merci, dunque sulla spesa che fanno i cittadini, attraverso le tasse, i servizi ed anche sui risparmi dei cittadini. Insomma, è tutto un ladrocinio legalizzato del potere politico e statale capitalistico. Cari compagni, cari lavoratori, questo è il sistema capitalistico, questo è il mercato, questo è il potere politico capitalistico. Prima ce ne libereremo e meglio sarà per tutti noi. Cioè dobbiamo liberarci da questa piovra di sfruttamento e di oppressione delle masse popolari. Qualcuno in questi giorni dice che c'è stato negli ultimi anni un capitalismo selvaggio che ha portato a questa crisi, e dunque parlano, per giustificare il sistema di sfruttamento capitalistico, di un capitalismo regolato. Noi diciamo che il capitalismo è nato violento, è nato predatore e morirà assassino, morirà per mano della rivoluzione socialista, della conquista del potere alla classe lavoratrice, per la quale prospettiva oggi lavora il Partito Comunista Italiano Marxista Leninista, che io ho l'onore di rappresentare.